Il titolo stesso, L'incidente di Roswell, caso risolto, chiarisce tutto. Quelli dell'aeronautica comunque sembrano attendere il colonnello Philip Corso, e questo è un altro esempio di come sia reale il coinvolgimento dietro le quinte del sistema di intelligence. Il colonnello Corso fu nel Consiglio di Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca durante l'amministrazione Eisenhower dal 53 al 56. Partecipò ai negoziati per la riconsegna dei prigionieri di guerra della Corea. È ovvio che è una vera persona e rappresenta un vero problema. 4 anni fa, Corso si recò a Roswell. Successivamente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di qualcosa durante il suo incarico per la divisione tecnologia straniera dell'esercito, non dell'aeronautica, in relazione a rottami custoditi in varie basi. Il libro non è la sua autobiografia, ma racconta il giorno dopo Roswell e certamente otterrà molta attenzione, perché c'è la garanzia di una sua connessione diretta con il governo, con il lavoro di intelligence per diversi anni. L'introduzione, scritta dal senatore Strom Thurmond del South Carolina, il più anziano senatore americano, ha oltre 90 anni, l'introduzione ci presenta un Philip Corso bravo ragazzo, ottimo militare, ligio al dovere, ma non fa menzione di Roswell. In una notizia pubblicata ieri dal New York Times, il portavoce del senatore Thurmond ha dichiarato di non credere ad una parola di quanto riportato nel libro di Corso, che l'incidente di Roswell è una montatura e che Thurmond è stato incastrato. Come si vede, c'è già una certa controversia in proposito. Vediamo lo scenario. Karl Korff sta per pubblicare un libro di discredito su Roswell. Un altro libro di Carl Flock, già chiamato in causa dal parlamentare Stephen Schiff, liquida l'incidente come invenzione. Robert Todd, un altro presunto esperto che avrebbe collaborato con l'aeronautica, ora ribadisce la spiegazione del pallone mogul, attaccando duramente i testimoni chiave di Roswell, incluso Jesse Marcel, il responsabile dell'intelligence del 509° di stanza a Roswell. Pur essendo facilmente confutabili, questi attacchi sono resi pubblici ed il libro esce per la Prometheus Press, casa editrice specializzata in debunking ufologico. Un altro libro, UFO Crash at Roswell, Genesi di un mito moderno, presenta un capitolo a firma di un ingegnere del progetto Mogul, C.B. Moore, e 2 sociologi della Brandeis University ci dicono che si tratta di un mito. Poi non poteva mancare Philip Klass, il più fastidioso dei debunkers, che ha pronto un libro di attacco a Roswell. Insomma, è chiaro che con il capitano McAndrew a stipendio per il governo americano e impegnato a tempo pieno da almeno 2 anni, è chiaro che il governo è davvero preoccupato. That the government is very concerned here. Tutta questa fatica per coprire una realtà ormai evidente agli occhi di tutti. Ma fra le molteplici testimonianze circostanziate, l'unico a poterne parlare con certezza sembra essere proprio Philip Corso. E ferivano da noi innanzitutto nel cervello. Il loro era formato da 4 lobi interconnessi elettromagneticamente, uno preposto alla programmazione, uno all'attività, e si badi bene che una delle ragioni per cui abbiamo fallito nel far volare quel tipo di disco volante, un errore reiterato a lungo, era che l'extraterrestre era parte integrante del sistema di guida che controllava con il suo corpo. Un corpo che era parte del disco. Quindi non abbiamo mai avuto un modo adeguato per attivare il disco, nonostante, ad esempio, alcuni progetti di oggetti discoidali dei tedeschi che precipitarono proprio per il malfunzionamento dei sistemi di guida che, se non funzionano, a prescindere da quanto siano sofisticati, finiscono per distruggere tutto. Per il problema dei dischi volanti, essi fecero l'errore di non comprendere che la creatura extraterrestre era parte del disco volante.
Ma cosa accadde realmente a Roswell quella notte dei primi di luglio 1947? Io credo che quella notte, anche in base alla testimonianza di Bresel, ci fu una tremenda tempesta con fulmini che si abbatterono a lungo sullo stesso tratto di deserto. Ed il genio canadese Wilbur Smith mi disse che in altre parti del mondo, come a Bimini e nel lago Ontario, esistono delle colonne di carica elettromagnetica il cui eventuale movimento, impattando una nave o un aeroplano, ne distrugge la struttura nucleare. Posso quindi ipotizzare che questi oggetti siano penetrati nell'area di Roswell, dove erano presenti installazioni nucleari di Trinity Site, siano entrati e gli sia successo qualcosa, perché in precedenza tre dischi volanti avevano sorvolato la zona di Roswell e penso che quella notte abbiano colpito quelle colonne elettromagnetiche e qualcosa deve essere accaduto al loro sistema di guida. Persero il controllo. E questa è una mia personale teoria che più volte discutemmo, ciò non vuol dire sia vera, ma deriva da un'operazione di intelligence. L'intelligence era di per sé una scienza, intelligence non vuole dire provare dei fatti come nell'aula di un tribunale. Ad esempio, in Corea venni a sapere che i comunisti avevano intenzione di uccidere il generale Ridgway. Noi non aspettammo di averne certezza. Lo proteggemmo immediatamente. L'intelligence è una scienza diversa. Non devi attendere le prove. Un giorno informai il generale Trudeau che a bordo del disco non c'erano alimenti. E io dissi, è come mi hanno insegnato gli inglesi, a volte l'intelligence è efficace, ma lo è altrettanto ciò che non si vede, anche in combattimento. Se ti accorgi che il nemico non si trova in un certo punto, puoi sapere comunque dove si trova. A bordo non avevamo trovato cibo, niente acqua, niente ricoveri o servizi igienici. Ci riflettemmo su come sopravvivevano quelle creature. I loro corpi erano diversi internamente, non respiravano ossigeno. La loro anatomia era stata prevista per viaggiare nello spazio. L'uomo non può viaggiare nello spazio e i danni sull'organismo riguardano i muscoli, lo scheletro e lo stesso cervello. Nel 1961 il colonnello Corso venne in possesso dei risultati dell'autopsia condotta all'ospedale Walter Reed. Quali furono tali risultati e quali le differenze con quanto si rileva nel cosiddetto Santilli footage? Ho visto qualcosa, ma non esprimo un parere sul Santilli footage. Posso dire che in quelle immagini ci sono particolari come le membrane oculari, la terza palpebra, di cui nessuno era a conoscenza, ed altri dettagli patologici che mi avrebbero spinto verso un'ipotesi di autenticità. Ma questo è quanto. Non possiedo elementi diagnostici del corpo. Le immagini non erano chiare. Vi ho comunque riscontrato tre elementi di cui nessuno sapeva, ma questo non mi consente di dire se è vero o non è vero. Troppo poco per emettere un giudizio. Si è parlato di membri dell'equipaggio della navicella di Roswell ancora in vita. Sono solo voci o c'è qualche certezza? Sono certo del contrario, perché i corpi si deterioravano molto rapidamente e non penso potessero respirare la nostra aria. Quindi dissento con questa versione della storia. Secondo me non ci furono creature catturate vive. Non credo proprio che potessero sopravvivere nella nostra atmosfera o nel nostro mondo, perché non respiravano ossigeno. Dovevano quindi avere dispositivi di protezione. Ripeto, ne sono sempre stato convinto. Non ci furono superstiti.
È possibile che tutto sia stato conservato in vasi con accesso